parliamo con il mister Tiziano Lunghi di questa partita. Insomma, Tiziano, il dato più importante mi sembra di aver visto che di questa gara è che più che l'ha vinta il Pontisola, mi sembra che l'ha persa il Pergo con tanti errori, e soprattutto nelle occasioni importanti, la traversa e tutti i gol sono nati da errori, palle perse della squadra. Insomma. Sì, è vero, è stata una settimana un po' travagliata e difficile. I ragazzi comunque si vedeva che non erano completamente sereni, quindi è vero tutto, abbiamo regalato molto e siamo stati anche puniti in maniera severa, secondo me, perché anche il secondo tempo abbiamo cercato sempre comunque di essere propositivi, di giocare. Non so quanti calci abbiamo giocato, però su due ripartenze hanno chiuso la partita. Sapevamo che questa era una squadra veramente forte, con comunque un reparto offensivo importante. Io posso solo applaudire questo gruppo di ragazzi che veramente, insomma, nonostante tutte queste difficoltà, ha giocato col cuore anche oggi. Poi il risultato chiaramente ci punisce molto. Volevo chiederti la tua posizione dopo questa settimana. Insomma, sei un po' tornato a allenare la squadra, resterai al Pergo o per tanto tempo, cioè a tempo, oppure no? Ma io credo che la sensazione mia è che sia finito un ciclo, nel senso che il gruppo di lavoro così credo che oggi abbia terminato il suo compito, perché si rischia solo di fare della confusione. Questi ragazzi devono avere ben preciso, secondo me devono avere delle certezze. Questa settimana purtroppo sono successe varie vicissitudini, è un peccato buttare via tutto il lavoro che è stato fatto. Io sinceramente, ma per loro lo dico anche, la società comunque deve prendere una decisione che sia chiara e definitiva, ma non credo che io continuerò a lavorare qui.